Si è concluso con un successo grandioso l'anno scolastico degli studenti dell'Istituto Comprensivo di Cogli a Volturno dieci comuni, dieci plessi e tanta ma tanta buona musica legata ad un solo unico filo conduttore, quello dell'educazione e delle attività svolte durante l'anno di studio. Grande soddisfazione espressa al termine dell'evento dalla dirigente scolastica Ilaria Lecci, al suo terzo anno in Molise, che presso l'auditorium Unità d'Italia di Isernia, nel pomeriggio di mercoledì, ha potuto osservare dal vivo le performance dei suoi studenti tanto amati ed impegnati in una miriade di progetti e concorsi a livello nazionale, che hanno arricchito di notorietà, grazie al grande lavoro svolto dai docenti, l'istituto comprensivo. Una scaletta ricca e di qualità, quella portata in scena dagli alunni, con l'esecuzione di brani classici fino a quelli più moderni, intramezzati dal flauto dolce e non solo. Si sono esibiti sul palcoscenico gli alunni delle classi quinte della primaria e quelli della prima, seconda e terza della secondaria di primo grado. Spettacolo aperto da Lino di Mameli, cantato da tutti i presenti in sala, posti a sedere completamente esauriti. La parte finale dell'evento è stata dedicata ai discorsi della dirigente scolastica, alle premiazioni degli alunni vincitori di vari concorsi e allo scambio di omaggi. Conclusione in bellezza, con il riadattamento di Una vita in vacanza con il nome di Una scuola in vacanza, cantato dal coro e dall'orchestra, con coinvolgimento totale del pubblico. Triennio davvero ricco di successi, quello della dirigente scolastica Elaria Licci, che tutti sperano possa rimanere in Molise.